Alice Caioli, beh, quello che mi incuriosiscono sono le sensazioni che si possono provare a poco più di 24 ore da quella che sarà un momento davvero molto importante per la tua vita e per la tua carriera. Ansia, tanta ansia, carica, energia, positività e negatività allo stesso tempo. Però si spera sempre bene, anche perché se poi non sarò io a passare, ma sarà uno dei miei colleghi, sarò contento uguale, perché hanno dei pezzi validi, sono degli artisti validi, e quindi in ognuno di loro c'è un po' di me, no? Come anche al contrario. Quindi speriamo bene e aspettiamo domani. Beh, incrociamo le dita chiaramente un po' per tutti, perché tra l'altro da 24 passare a 8 sicuramente non sarà facile. Ma ci racconti com'è stato il percorso di avvicinamento? Quali sono state le tappe e quali sono state anche le difficoltà che hai affrontato in queste tappe d'avvicinamento? Allora, le prime due tappe io le ho svolte in Sicilia. Sono state delle tappe molto piene e positive. Abbiamo conosciuto un sacco di persone, tra i giudici e poi anche i ragazzi, ed è stato tutto molto bello. Quando siamo arrivati per la prima tappa qui a Sanremo è stato un po' surreale, un po' fuori dagli schemi. E l'ultima tappa, quando hanno eletto gli 8, è stata la più assurda. Io non mi sono neanche alzata dalla sedia quando hanno fatto il mio nome, perché sono rimasta così di sasso che non me l'aspettavo. E quindi quella è stata la tappa più bella, quella che ricorderò in assoluto e che mi porterò dietro nel mio bagaglio di esperienze e di vita. Senti, noi non possiamo che incrociare le dita per te. Ultima cosa, ricordiamo il titolo del brano, magari due parole anche su quello che comunque sarà il futuro, in un modo o nell'altro. Il brano è Specchi Rotti, l'ho scritto io, l'autrice sono io, e la parte musicale invece è stata fatta da Paolo Muscolino. E per il futuro io spero che riuscirò ad andare avanti, non sarà Aria Sanremo l'ultimo passo, ecco, però è un importante trampolino di lancio che vorrei mi portasse avanti, ovviamente, però io per il futuro ho dei progetti che riguardano la mia musica e il diffondere la mia musica e i miei testi, anche solo come autrice mi piacerebbe molto.